Non riesco a crederci. Ho seguito un allenamento durissimo nell'aldilà con Reccaglio e nonostante questo siamo esattamente allo stesso livello. Ti sei allenato ancora più di me in questi anni, non è vero, Vegeta? No, ti sbaglio. Anche se è vero che mi sono sottoposto a esercizi speciali, tu sei un talento nato e riesci comunque a far meglio di me. Per quanto mi sforzi, la disparità che c'è tra noi non cambierà mai. E questo l'ho capito quando ti sei battuto al secondo livello della navicella di Babidi con Yakon, quel terribile mostro. Sono rimasto veramente colpito, caro. In quel momento mi sono reso conto che io, il principe dei Saiyan, non avrei mai raggiunto il livello di un mio infimo subito. E per questo ho preso la mia decisione. Ma sì, ora ho capito! È stato Babidi! Ti sei lasciato deliberatamente controllare da lui, vero? Esatto. Ho accettato perché ho ripensato una cosa. A quei due partecipanti nel torneo mondiale, anch'essi sudditi del grande Mario. Oh, hai visto? È terribile! Ma come può essere tanto feroce? Chi conosceva Spopovic e Yamo sapeva che nelle edizioni precedenti del torneo erano molto meno forti. E così, ripensando a questa cosa, mi sono detto che se il mio corpo fosse stato controllato da Babidi, anch'io avrei potuto diventare molto più forte. E la differenza tra noi sarebbe scomparsa. Già, si sarebbe annullato una volta per tutte! Non mi convinci. Scommetto che non sei soddisfatto. Un orgoglioso guerriero come te, come ha fatto a sottomettersi ad un essere come Babidi? Io volevo disperatamente tornare ad essere il Saiyan di prima! Volevo tornare di nuovo il guerriero aggressivo e crudele, il cinico principe dei Saiyan malvagio e privo di compassione! Io ero cambiato e non mi piaceva. Sotto la tua influenza mi stava poco a poco trasformando in un essere gentile senza neanche rendermene conto. Ho perfino accettato di avere una famiglia. E anzi, l'idea cominciava anche a piacermi. Così mi sono abituata a vivere sulla Terra e a comportarmi come un normale essere umano. Per questo mi sono lasciato controllare da mamma. Volevo tornare finalmente ad essere me stesso. E devo confessarti che mi sento molto meglio ora. Non ti credo. Ne sei sicuro, Vegeta?